Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi nuovo video tag. Dopo diverso tempo ho deciso appunto di registrare un video tag. Il video tag in questione è il The Beauty Tag, dove ci sono diverse domande riguardanti il make-up, che possono riguardare sia il make-up che la skincare. Sono ben 18 domande. Partiamo dalla prima. Allora, quante volte al giorno lavi il viso? Allora, io lavo il viso due volte al giorno, la mattina appena mi sveglio, quindi lavo il viso con il mio detergente, crema viso, tutto quanto, e la sera quando mi strucco, quindi due volte al giorno. Seconda domanda, che tipo di pelle hai? Allora, io ho una pelle, dipende dai periodi, nel senso che la mia pelle cambia molto in base alla stagione, anche se tendenzialmente la mia pelle è mista, ho delle zone tipo la zona T che è un po' più grassa, si lucida più facilmente, questa zona qui invece molto più secca, quindi è mista. Che detergente viso stai utilizzando in questo momento? Allora, in questo momento io cambio molto, come sapete, infatti premetto che in questo video vi mostrerò quello che attualmente sto utilizzando, ma io cambio spesso, soprattutto i prodotti per la skincare, li vario molto. Comunque in questo momento, che è un prodotto che ho già utilizzato tante volte e che mi è sempre piaciuto, sto utilizzando questo detergente di L'Oreal, purezza intensa, e è un detergente con cui mi sono sempre trovata molto bene. È leggermente aggressivo, nel senso non è delicatissimo rispetto ad altri detergenti che ho utilizzato nell'ultimo periodo, tipo il detergente di Venus. Questo qui è un po' più aggressivo, ma pulisce, trovo che mi pulisca molto bene la pelle e mi trovo molto bene. Poi, quarta domanda, esfolio il viso? Sì, faccio degli scrub, non spesso, anche se ultimamente ho promesso a me stessa che dovrei fare più spesso maschere, insomma, dovrei impegnarmi un po' di più in questo senso. Lo esfolio con dei gel detergenti esfolianti o con uno scrub fatto da me, fatto in casa, comunque sì. Dovrei averlo preso, sì, il detergente esfoliante che utilizzo è questo qui, della Vivi Verde, che ho da un bel po' di tempo, anche se preferisco quello fatto in casa, quindi con zucchero, miele e un po' di limone, rispetto a questo qui. Questo qui lo utilizzo molto molto meno, però quello che ho, che utilizzo a portata di mano quando non mi va di fare quello fatto in casa, utilizzo questo qui. Quale crema idratante usi? Allora, attualmente sto utilizzando una nuova crema che ho acquistato da poco, infatti vi ho fatto anche il video, le diverse cose, è questa crema qui, la Neo Bio 24 ore Balance Cream. Questa qui dovrebbe essere molto, diciamo, dovrebbe andare a bilanciare un po' il sebo, e ha questa funzionalità di andare a regolare un po' la situazione della pelle, ed è appunto adatta per pelli miste, per la mia va più che bene, e infatti si chiama appunto 24 ore Balance Cream. E con cui mi sto trovando abbastanza bene, perché la sento ricca, ma allo stesso tempo si assorbe molto bene sulla pelle, e cioè molto corposa come crema, e mi sta piacendo attualmente, quindi attualmente questa qui, Neo Bio. Usi creme per il contorno occhi? Sì, nell'ultimo annetto circa ho iniziato ad utilizzarli. Prima non utilizzavo creme contorno occhi, ultimamente sì, l'ultimo anno più o meno. Quella che sto utilizzando adesso, che vi ho già fatto vedere diverse volte, è questa qui di Art Natural, che ho ricevuto e con cui mi sto trovando molto molto bene. Vi ho già detto diverse volte in altri video, avendo all'interno delle sostanze tipo peperoncino, va leggermente a pizzicare, ma dovrebbe fare bene appunto al contorno occhi. A me piace molto perché trovo che mi distenda abbastanza bene le occhiaie e mi rilassi anche la mia situazione contorno occhi, che comunque la mattina ho delle occhiaie abbastanza importanti. Quindi questa qui è la crema contorno occhi che sto utilizzando in questo momento. Poi, altra domanda, settima domanda, hai o hai avuto una pelle propensa all'acne? No, non ho mai avuto problemi di pelle riguardanti, cioè relative all'acne. Da piccola, quando ero un po' più piccolina, più adolescente, avevo dei brufoli in più dovuti alla crescita, tutto quanto, ma adesso no, dei brufoli saltuari rari, piccoli, che neanche si vedono, qualche brufoletto nel periodo mensile di mie donne, però in generale non ho mai avuto problemi di acne.
quale fondotinta usi. Anche per quanto riguarda il fondotinta, io sono molto varia, cioè nel senso utilizzo diversi prodotti. Vi mostro quelli che sto utilizzando in questo periodo specifico. Ne utilizzo diversi proprio perché alcuni li ho ricevuti, altri li ho acquistati, altri perché sono dei miei preferiti di sempre. Uno tra i miei preferiti di sempre è questo qui di L'Oreal, l'infallibile 24 ore, che tra l'altro mi sta terminando, è uno dei fondotinta con cui mi sono trovata sempre molto molto bene, l'ho riacquistato diverse volte, con cui mi trovo anche molto molto bene e lo consiglio. Altro che sto utilizzando perché ho acquistato da poco è questo qui della Benecos, il nuovo fondotinta di Benecos, il Natural Light Food Foundation. Questo qui anche non è male, lo trovo leggermente non pesante, ma comunque si sente un bel po' sul viso, sentite che avete il fondotinta sul viso, però insomma copre abbastanza bene, non mi dispiace. Uno che mi ha sorpreso invece tantissimo e che mi sta piacendo tantissimo, che nell'ultima settimana ho utilizzato solo lui, è questo qui della Labo Swiss, che ho ricevuto, infatti ti ringrazio tantissimo l'azienda per avermelo inviato. Mi piace da morire perché ha un effetto naturale, luminoso, copre bene, un effetto davvero mi crea davvero un effetto pelle sana e mi piace un sacco. Non crea il mascherone, perché all'interno ha anche 6 acidi ialuronici, quindi va a creare un effetto un po' levigante. E mi piace un sacco, mi sta piacendo tantissimo. Quale correttore utilizzi? Anche per quanto riguarda il correttore ne ho diversi. Per quanto riguarda il mio fidatissimo fondotinta per le occhiaie, questo qui di MAC, il Studio Finish dovrebbe essere, questo qui lo utilizzo soprattutto per andare a correggere le occhiaie perché è un po' più aranciato e va a coprire un po' il viola dell'occhiaia, quindi questo qui lo utilizzo per questo motivo. Mi sta tra l'altro terminando. Altri fondotinta che utilizzo, che sto utilizzando, tra l'altro anche questo qui mi sta terminando, è questo qui di Essence, il Get Picture Ready. Questo qui invece lo utilizzo per andare a illuminare un po' il contorno occhi. Anche questo qui mi è piaciuto un sacco, l'ho acquistato appena uscito ma mi è terminato, infatti adesso acquisterò un altro proprio perché utilizzo molto io correttori illuminanti e a breve ne acquisterò un altro, non so quale ancora perché voglio cambiare, però con questo qui mi sono trovata molto molto bene. Altro che ho acquistato, che ho provato anche altre volte, non è la prima volta che insomma lo utilizzo, questo qui di Maybelline, l'anti-age. In realtà io penso di aver sbagliato la colorazione, avrei dovuto prendere la colorazione un po' più chiara appunto per illuminare, questa qui è una colorazione un po' più scura, infatti va leggermente a ringrigire, però quando non ho delle occhiaie molto molto pronunciate lo utilizzo comunque come base per correggere il minimo che c'è da correggere, più utilizzo uno illuminante, però questo qui quando ho poche occhiaie perché non è molto coprente essendo abbastanza liquido lo utilizzo. Mi piace anche molto l'applicatore, è comodo e lo trovo anche molto molto buono, lo adorano tra l'altro un bel po' di persone. Quale mascara utilizzi? Come mascara lo sapete già, quello che sto utilizzando in questo periodo è questo qui di Debbie, il Surprise, con cui mi sono trovata davvero molto molto bene. Questi sono prodotti che ho utilizzato in questo inverno, infatti vi sto mostrando quello che ho utilizzato nell'ultimo periodo, con cui mi sono trovata molto molto bene. Mi è piaciuto un sacco, tra l'altro anche questo qui sta terminando, infatti ha poco prodotto all'interno, si vede che ha gli sgoccioli, però mi è piaciuto davvero tantissimo, incurva un sacco e allunga tantissimo, non volumizza chissà quanto, ma le incurva e le allunga un sacco e mi è piaciuto davvero tanto. Ho fatto anche un video dove lo applico, se volete vi metterò da qualche parte la scheda. Poi per quanto riguarda, poi undicesima domanda, usi primer per il viso? No, non utilizzo primer per il viso, li ho utilizzati perché avevo dei campioncini per provarli, ma in generale non acquisto primer, anche se il primer di Urban Decay mi alletta tantissimo e vorrei provarlo. Qual è il tuo ombretto preferito? Allora, come sapete, tendo a fare trucchi molto semplici, molto basici, molto naturali e in generale mi piace però avere un po' di luce sugli occhi, sullo sguardo. In genere ho sempre utilizzato questo qui di Pupa, il numero 100, che è un rosato champagne molto molto bello, però si sta seccando, infatti quasi, insomma, è molto molto secco, infatti non è utilizzabile come un tempo, però è davvero un colore bellissimo. Però grazie a questa scoperta sempre di Labo che ho ricevuto questo qui che è il Creamy Eye Shadow di sempre di Labo, è il Yellow Sapphire, Yellow Sapphire, Helio 102, questo color
dorato bellissimo che l'ho anche utilizzato in un video in cui mi preparo con voi e vi mostro anche i prodotti di Labo e trovo che sia molto molto bello questo ombretto, molto luminoso. Io prediligo tendenzialmente questi ombretti qui in crema luminosi dopo che insomma faccio un trucco base agli occhi, poi ci applico questo qui per illuminare perché trovo che sia, abbia un effetto davvero bello sul viso, sullo sguardo, e questo qui è uno di quelli che sto utilizzando e che mi sta piacendo un sacco, davvero molto molto bello. Poi packaging bellissimo, piace un sacco. Poi abbiamo detto ombretto, qual è il tuo rossetto preferito? Allora, il mio rossetto preferito in assoluto non ce l'ho perché mi è terminato, come sapete, ed è il Merdy MAC che mi è terminato, devo ancora ricomprarlo. Però tra i rossetti che io preferisco, i miei preferiti in generale, ve ne propongo due, che utilizzo più d'inverno, d'estate molto meno, e questo qui è il Diva di MAC ed è bellissimo, è un colore stupendo, intensissimo, se amate i colori intensi, poi trovo che sia anche molto molto chic, molto molto bello. E un altro che mi piace un sacco, anche da tutti i giorni, che utilizzo spesso, è il Captive, sempre di MAC, ed è un satin. E questo color malva viola, con una viola un po' più accentuato all'interno, ed è bellissimo. Lo utilizzo sia di giorno che di sera, con dei trucchi semplici agli occhi, anche con dei trucchi un po' più importanti, un po' più intensi. Questo qui è davvero bellissimo, lo trovo davvero molto 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 bello. Poi, qual è il tuo blush preferito? Allora, il mio blush preferito è attualmente penso che sarà sempre lui, ed è Orgasm di NARS. Io ce l'ho in questa palettina duo dove ho Laguna ed Orgasm, e Orgasm, come vedete, si capisce insomma che questo qui è questo color pescato con dei riflessi dorati bellissimi, ed è il mio blush preferito, è bellissimo, è stupendo. Poi, hai mai pensato di prendere lezioni di trucco? Allora, sì, ma per me, non perché volessi fare la makeup artist o perché volessi truccare qualcuno, anche se mi è capitato spesso di truccare le mie amiche. Devo dire che il risultato è stato anche abbastanza ottimo, non male, discreto, dai. Però ho pensato, più che altro per me, per imparare, insomma, per una cosa mia, però non perché volessi fare la makeup artist. Se dovessi uscire di casa e potessi portare un solo articolo di makeup, quale articolo sceglieresti? Allora, se dovessi scegliere di portare un prodotto, cioè se dovessi comunque essere truccata ma per ritoccarmi, penso che porterei un rossetto, sì, per un rossetto, sì. Poi, usciresti mai di casa struccata? Allora, non mi capita spesso, sinceramente, devo essere sincera. Uscire non è un problema, ecco. Però in genere, almeno la base, almeno anche leggera di fondotinta e anche solo il mascara e sopracciglia, li faccio, ecco, non riesco ad uscire senza, più per una questione di abitudine mia, perché insomma non riesco a stare, insomma, ad uscire senza trucco, però comunque non è un problema. Poi, pensi di essere bella anche senza trucco? Bella nel senso, cioè, certo, io mi vedo più carina truccata, non necessariamente troppo con chissà quale trucco, però un minimo, forse perché il mio occhio si è abituato a vedermi comunque leggermente sistemata, però ecco, non sono un cesso senza trucco, questo sì, però insomma il trucco con il trucco mi sento più a mio agio, ecco, questo sì. Penso che siamo finite, siamo alla 18. Sì, siamo alla 18, sì. E queste erano tutte le domande. Spero che questo video vi abbia aiutato un po' ad aiutarvi a conoscermi un po' di più. Anche perché, insomma, più o meno chi mi segue da tempo un po' mi conosce. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia. Vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo video. Ciao!